Ciao Silvia, ci sei? Non ci sono. Ci sei, perfetto. Allora, noi Buongiorno. ci troviamo oggi a bissare un incontro che abbiamo già avuto la settimana scorsa, ma abbiamo visto tante richieste, quindi abbiamo pensato appunto di bissarlo e parleremo con Silvia appunto dell'utilizzo di foto e immagini sul web e sui social network. Io sono Lucia Vittorangeli, mi occupo principalmente di brevetti in realtà e di quella parte di Bugnon che è dedicata alla formazione e all'aggiornamento che noi chiamiamo Academy. E per questo sono qua in realtà in veste di intervistatrice, così cerchiamo anche di rendere più, diciamo così, alternata la presentazione. Silvia invece, la mia collega Silvia Grazioli, è appunto qua come esperta di diritto d'autore, in quanto laureata in giurisprudenza con un diploma di specializzazione in giurista internazionale d'impresa, master in diritto della proprietà intellettuale e a seguito dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, in realtà ha deciso che le piaceva di più occuparsi della proprietà intellettuale, dei marchi, dei diritti d'autore. Infatti coordina il Dipartimento del diritto d'autore di della nostra società. Giusto, Silvia? Ti ho Esatto, inquadrato. esatto. Poi tra l'altro ecco, faccio parte anche con altri miei colleghi del Dipartimento di Pubblicità, che è un dipartimento nato da poco e che comunque l'argomento è strettamente connesso a quello che stiamo facendo. Quindi ecco, siamo un team che è operativo su questi diversi aspetti della materia. Assolutamente sì, perché appunto va bene social, va bene tutto, ma è appunto spesso e volentieri immagine e immagine societaria. E utilizzo di immagini, dicevamo, anche nell'ambito di usi eventualmente commerciali. Quindi quello che noi oggi vorremmo provare a fare è appunto una chiacchierata con Silvia, in cui su alcune domande che le porrò cerchiamo di mettere qualche punto, diciamo così, un po' più chiaro. Ovvio che il caso per caso rimane comunque sempre un po' la regola, per vedere appunto dove nel mondo virtuale possiamo in qualche modo e come possiamo eventualmente postare, utilizzare foto, un'immagine o cose che ci possono attirare o come invece le nostre immagini eventualmente possono essere in qualche modo tutelate, soggette quindi al diritto d'autore e quant'altro. Quindi iniziamo con appunto la mia intervista e la prima cosa che chiedo a Silvia è cosa dobbiamo considerare prima di utilizzare delle eventuali fotografie che noi potremmo trovare su qualche social network, quali sono i punti, diciamo così, di partenza? Bene, allora, innanzitutto, come giustamente ha introdotto Lucia, è molto importante porsi una domanda prima ancora di utilizzare immagini, di prenderle, di prelevarle dai vari siti web o dai vari profili social. E la domanda che noi dobbiamo sempre porci, siamo un'azienda, siamo una persona fisica nella vita di tutti i giorni, è: posso utilizzare questa immagine? È lecito che io possa utilizzare questa immagine? Quindi questa è la domanda iniziale, perché poi ci sono tutta una serie di conseguenze che poi andremo a verificare nel corso di questa nostra chiacchierata, di questo nostro incontro, perché a questa prima domanda poi subentrano delle ulteriori, cioè posso utilizzarla? E se la utilizzo, vado in violazione, commetto una violazione di qualche diritto di un qualche altro soggetto? Ed eventualmente, qualora ci fosse la violazione, sono soggetto anche ad una possibile richiesta di risarcimento, posso essere oggetto di una contestazione che può arrivare fino ad un contenzioso dinanzi ai tribunali competenti. Quindi ecco, bisogna sempre essere preparati.
coscienti e consci di quello che si fa. Noi diciamo soprattutto in particolare a livello digital, nell'ambito degli siti web, nell'ambito dei profili social, però ricordiamoci che noi stiamo comunque trattando sempre quello che è lo stesso oggetto, cioè un'immagine, una fotografia. Quindi un'opera che si ritiene essere tutelata dalle leggi in materia di diritto d'autore. Quindi che cosa significa? Significa che già una prima risposta e delle prime indicazioni a questa nostra domanda, posso utilizzarlo, posso prelevarlo, ce l'abbiamo. Quindi non è che dobbiamo andare a capire e a vedere chissà quali fonti giuridiche, adesso dove vado a vedere, chi è che mi può dare una risposta. È molto semplice, la risposta ce l'abbiamo già, chiara, ed è la normativa in materia di diritto d'autore, che ovviamente disciplina, include tutto quello che riguarda l'opera fotografica, e adesso andremo poi a vedere nello specifico. Ed è chiaro che quando parliamo di opera fotografica, di fotografie, di immagini, oggi più che mai dobbiamo riferirci, quindi questa materia è ovviamente riferibile e si è trasmessa, si è trasferita nel mondo digitale. Quindi che io possa parlare di un'immagine, di una fotografia che mi è stata scattata o di una immagine che trovo sul web e che voglio utilizzare, sempre e comunque il nostro punto di riferimento è la normativa in materia di diritto d'autore, perché come vedremo stiamo parlando, trattiamo di opere che potrebbero essere tutelate dal diritto d'autore. Quindi questo è il primo punto fermo. Ed ovviamente da che cosa si comincia, come dicevo poco prima? Proprio dalle opere fotografiche. Le opere fotografiche sono appunto quelle immagini che si caratterizzano per degli aspetti che sono il valore artistico e la creatività dell'autore che li realizza e che consentono, quindi questi aspetti, questo valore artistico e questa creatività consentono all'autore di quest'opera, di questa fotografia, di questa immagine di ottenere una tutela come opera di diritto d'autore, quindi come opera tutelabile dalla normativa in materia. Ho portato due esempi che conosciamo tutti abbastanza bene, sono riferibili, ecco, queste sono caratteristiche, sono due caratteristiche, immagini, opere fotografiche dotate di creatività e di valore artistico. Per quanto riguarda il diritto ad essere titolare e ad essere riconosciuto anche titolare di diritti di sfruttamento, possiamo dire che questo diritto nasce nel momento stesso in cui l'immagine viene creata, viene realizzata dall'autore. Quindi, tanto per fare un esempio comparativo, diversamente dal marchio, che il marchio è registrato, devo registrarlo presso l'ufficio marchi competente, il marchio è registrato per poter dimostrare la registrazione, io ho un certificato e via dicendo. Il diritto d'autore, un'opera di diritto d'autore, invece non ha bisogno di alcuna formalità. Il diritto nasce nel momento stesso in cui l'opera viene realizzata. Tutti i diritti, ed in particolare i diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica, si estinguono 70 anni dopo la morte dell'autore. Quindi questo significa che dopo i 70 anni dalla morte dell'autore non c'è più la possibilità di rivendicare i diritti di sfruttamento economico sull'opera, e quindi la medesima, la stessa, può essere liberamente utilizzata. Quindi le opere fotografiche si distinguono perché? Perché per essere utilizzate da terzi devono necessariamente richiedere l'autorizzazione espressa da parte dell'autore che ne detiene, come vedremo, non solo il diritto ad essere riconosciuto come autore dell'opera, ma anche e soprattutto quello che poi interessa sono i diritti di sfruttamento economico dell'opera stessa, quindi titolare dei diritti che poi interessano, perché riguardano poi lo sfruttamento, la possibilità di ottenere e richiedere royalty dei corrispettivi e via dicendo. Ad esempio, ho fatto proprio degli esempi pratici per far capire come un soggetto terzo potrebbe o non potrebbe utilizzare un'opera fotografica. Ho fatto due esempi molto semplici. Le opere fotografiche, sebbene siano opere tutelate dal diritto d'autore e quindi richiedano il consenso espresso
dell'autore, non richiedono però il consenso quando, ad esempio, io voglio utilizzare questa fotografia, questa immagine, quest'opera fotografica non per scopo di lucro, non per scopo commerciale, ma per uno scopo privato. Ad esempio, voglio utilizzare quell'opera, mi piace, come screen saver del mio PC. Al contrario, invece, ho necessità, necessariamente dovrò chiedere l'autorizzazione qualora invece voglia pubblicare questa foto, questa immagine sul mio sito web. Quindi, un altro punto importante è che, anche se io ottengo l'autorizzazione o se voglio aggirare, dire io non la ottengo, non la chiedo l'autorizzazione perché prendo quest'opera fotografica, la modifico, la rendo quasi non riconoscibile, non riconducibile all'autore, quindi non ho bisogno della sua autorizzazione. Assolutamente no, perché le opere fotografiche non possono in alcun modo essere modificate attraverso, ad esempio, cambio di risoluzione, cambio di tonalità cromatiche, mediante applicazioni di filtri, cosa che oggi si fa molto spesso. Diverso invece il caso delle semplici fotografie. Semplici fotografie, lo dice la definizione stessa, sono quelle opere che non sono caratterizzate da una particolare creatività ed originalità e quindi sono liberamente utilizzabili. Anche in questo caso però bisogna stare attenti a dire liberamente utilizzabili, perché anche le semplici fotografie ricevono una tutela da parte del diritto d'autore. Quando emergono, quando sono visibili, quando anche in presenza di semplici fotografie, è possibile risalire ad alcune informazioni essenziali, che sono il nome del fotografo, la data in cui l'immagine, la fotografia è stata realizzata e il nome dell'autore dell'opera eventualmente riprodotta. Cosa significa? Che nell'ipotesi in cui io voglia utilizzare questa semplice fotografia e sono in presenza di queste informazioni, io dovrò citarle nel momento in cui voglio utilizzare, prendere ed utilizzare questa semplice fotografia. Infatti è importante sapere che i terzi non potranno utilizzare la fotografia senza un previo pagamento dell'equo compenso, perché appunto qui c'è la presenza, l'informazione, tra le informazioni mi viene dato il nome e anche la data in cui quest'opera è stata fatta. Vi ho fatto un semplice esempio, tanto per essere chiari, cioè questa fotografia, una semplice fotografia in cui però evidentemente c'era la possibilità di risalire al nome dell'autore, alla data e al titolo, quindi il terzo che l'ha voluto utilizzare per fare le cose in maniera corretta e lineare, non in violazione delle tutele date dal diritto d'autore, ha inserito queste informazioni proprio perché è possibile che l'autore stesso poi possa richiedere giustamente anche un equo compenso da parte nel caso appunto di utilizzo da parte di terzi. Perfetto, quindi abbiamo, diciamo così, capito che quantomeno dobbiamo iniziare a distinguere fra i tipi di fotografie, Assolutamente. perché Ecco, chiaramente Lucia, ci una sono delle domanda opere e delle molto. foto un pochino più semplici, ecco, dimmi. Allora, una delle domande che spesso ci vengono fatte è come si fa a distinguere, come faccio a distinguere un'opera fotografica da una semplice fotografia? Ahimè, molto spesso questa è una decisione rimessa al giudice in sede di contenzioso. Cosa possiamo fare noi? Possiamo riferirci a delle decisioni o a dei principi di massima. Ovviamente vediamo anche un'opera fotografica si caratterizza anche per una particolare angolatura, per dei particolari colori cromatici, per anche il soggetto stesso. E una semplice fotografia è anche piuttosto, non dico facilmente intuibile, però ad esempio la foto di un prodotto, la foto di un, che poi anche lì la foto di un paesaggio, tanti punti interrogativi. Ecco perché alla fine dico, visto che non ci sono dei criteri nero su bianco che ci dicono quella è un'opera fotografica, quella è una fotografia semplice. Il consiglio, il suggerimento è sempre quello di essere molto molto cauti nel prendere una qualsiasi fotografia da un sito web o da un profilo social e utilizzarla. Sempre, sempre andare alla fonte, cercare di arrivare alla fonte, perché non sempre posso capire è facile. Poi vedremo nel proseguo anche quali potrebbero essere le ulteriori soluzioni, anziché prendere così a random delle immagini, magari
avere delle indicazioni e dei suggerimenti dove andare a prendere quelle che non sono soggette a copyright e che possono essere liberamente utilizzabili. Certo. Quindi pur nella difficoltà di comprendere da che parte stiamo, nel momento in cui le abbiamo comprese, questo influenza, diciamo così, le possibilità di utilizzo. Quindi come questa suddivisione ci influenza il fatto di poter o non poter utilizzare queste foto? Ecco qua. Allora, riprendendo il discorso, ovviamente dobbiamo poi, perché questa introduzione è stata un'introduzione generale che ha parlato genericamente di che cosa posso intendere, che cosa è un'opera fotografica e cosa è una semplice fotografia. Ora, tutto ciò lo trasferiamo esattamente per tutto quello che abbiamo detto, lo trasferiamo nel mondo del digital, nel mondo digitale. Quindi, nell'ipotesi in cui noi utilizziamo una semplice fotografia, dobbiamo sapere che le stesse possono essere utilizzabili, quindi anche nel mondo digitale, possono essere utilizzabili solo qualora si rispettino quei requisiti che la legge impone per la loro tutela. Quindi, come abbiamo detto prima, mi raccomando, inserire il nome del fotografo, dell'autore, la data di creazione, il nome dell'autore dell'eventuale opera ritratta e via dicendo. Quindi lo stesso principio viene trasportato nel mondo digitale. Quindi in caso di opere fotografiche invece non sarà più possibile, è bannato utilizzare l'immagine o addirittura modificarla, salvo non aver ottenuto prima una espressa autorizzazione da parte dei titolari, quindi dell'autore dell'opera e anche del soggetto che ne detiene i diritti di sfruttamento economici. Ci sono però delle eccezioni, cioè dei casi in cui non occorre assolutamente richiedere l'autorizzazione, citare i nomi, le date, i titoli delle varie opere. Quindi c'è una libera riproduzione fotografica. Quali sono queste eccezioni? Le eccezioni sono costituite dai documenti, dalle carte di affari, dagli oggetti materiali e dai disegni tecnici o prodotti similari. Queste sono le uniche eccezioni per cui non è prevista alcuna autorizzazione, quindi c'è una libera utilizzazione delle immagini fotografiche. Perfetto. E io come al solito all'inizio dei webinar mi dimentico di dire che avete domande, le scrivete in chat e cerchiamo probabilmente più in fondo alla nostra presentazione di rispondere. Però già che ci sono, ce ne sono un paio e sono Sì. molto correlate, quindi mi chiedevano se lo scopo didattico consente di utilizzare foto senza autorizzazione e se i dati eventualmente del fotografo possono essere dei metadati oppure se serve proprio la firma effettiva. Quindi queste faccio un'eccezione, te le inserisco subito già che ci siamo. In Certo, allora. generale so che ci arrivano un po' di domande, tranquilli, cerchiamo al fondo della nostra presentazione, cerchiamo di rispondere. E poi torno alla domanda Tanto che ecco, avevo. Lucia, molto semplice, soprattutto la prima, sì, assolutamente per scopo didattico è possibile la libera utilizzazione delle immagini fotografiche, anche se questo argomento tra l'altro è oggetto di studio di analisi, di verifica a livello anche di regolamentazione europea con la nuova direttiva in materia proprio di copyright. Però il principio generale vuole assolutamente che per scopi didattici, scolastici, Certo. assolutamente ci sia la libera utilizzazione. Certo. E andiamo quindi avanti, vediamo un attimo il discorso appunto dei rischi, cosa si rischia, diciamo così, nel momento in cui in qualche modo io non potevo ripubblicare una foto. Allora, innanzitutto possiamo dire che sì, si rischia molto. Vediamo poi, quindi si rischia ogni qualvolta, ma nel momento in cui io prendo una foto, rischio, a meno che, ripeto, non sia consapevole, non sia a conoscenza della fonte autorale dell'immagine, non sia certa che quell'immagine possa essere utilizzata liberamente. Se io vivo in questo limbo di domande, di punti interrogativi senza risposta, ovviamente sono a forte rischio di violazione. Ma cos'è che vado a violare? Vado a violare i diritti morali e i diritti di sfruttamento economico.
che sono poi quei diritti che caratterizzano e che danno sostanza alle opere di diritto d'autore. I diritti morali sono quei diritti che nascono naturalmente, automaticamente in capo all'autore dell'opera di diritto d'autore, nel momento stesso in cui appunto l'opera viene creata dall'autore stesso. Tra l'altro, il diritto morale non è trasmissibile. Quindi, diversamente da tutte le altre tipologie di diritti, di sfruttamento economico e varie altre tipologie, il diritto morale ad essere riconosciuto, quindi il diritto alla paternità dell'opera, è assolutamente non ereditario, non trasmissibile. Quindi, nel momento in cui io vado ad utilizzare illecitamente, senza autorizzazione, un'immagine fotografica, un'opera fotografica, vado a violare innanzitutto il diritto morale, il diritto alla paternità. Soprattutto. La stessa cosa vale ovviamente se l'utilizzo dell'immagine la faccio sui social network, in generale sul web, quindi al di là dell'utilizzazione concreta. Quindi ovviamente stiamo parlando del mondo digitale, quindi confermo che tutto quello che sto dicendo ovviamente rispecchia anche tutta la situazione del mondo digitale. Quindi nel momento stesso in cui vado a violare un diritto morale, ovviamente il soggetto interessato può attivarsi. Ripeto, posso permettermi di utilizzare il materiale fotografico senza richiedere l'autorizzazione da parte dell'autore, qualora vengano fuori delle informazioni chiare per cui si possa risalire all'autore stesso. La seconda tipologia di violazione è, come dicevo prima, la violazione dei diritti patrimoniali, che sono poi quelli che un po' sostanzialmente interessano. Perché? Perché i diritti patrimoniali sono proprio quei diritti a percepire i corrispettivi, le royalty a fronte di una licenza, a fronte di una cessione di un'opera fotografica, di un'immagine e di una fotografia. E c'è da sottolineare che non sempre i diritti di sfruttamento patrimoniale sono dell'autore della fotografia. Perché? Perché l'autore della fotografia, inizialmente anche titolare di diritti patrimoniali di sfruttamento, può aver ricevuti ad un soggetto terzo. Quindi io potrei aver violato non solo il diritto morale dell'autore, ma anche il diritto di sfruttamento patrimoniale che l'autore ha ceduto ad un soggetto terzo e che quindi è lui ad oggi il titolare, quindi colui che ha diritto a percepire il corrispettivo, le royalty che potrebbero derivare da una concessione d'uso di quell'immagine. Quindi devo stare molto attenta, soprattutto, ripeto, quando mi addentro e prendo immagini, le riutilizzo soprattutto a scopo commerciale, a scopo di lucro, proprio perché posso andare ad infrangere diritti di diversa natura e riferibili anche a diversi soggetti. Che cosa poi può succedermi nel momento in cui io commetto una violazione, quindi utilizzo senza un'autorizzazione o senza aver inserito quelle informazioni che vengono richieste in una fotografia? Innanzitutto sono esposto ad un contenzioso, con una possibile e concreta, direi, richiesta di risarcimento danni, abbiamo detto, non solo morali, ma anche patrimoniali, quindi proprio perché c'è questo duplice aspetto della violazione. Vado a violare il diritto di paternità, il diritto ad essere riconosciuto come autore, e vado a violare anche il diritto del soggetto autorizzato, interessato, legittimato a percepire il corrispettivo per la concessione dell'immagine oggetto della mia violazione. E poi, ecco, soprattutto nel caso in cui non chiedo l'autorizzazione all'autore, non includo le informazioni richieste e necessarie per identificarlo e per identificare l'opera, posso andare incontro anche ad una richiesta di equo compenso. Perfetto, quindi abbiamo visto un po' le varie tipologie di foto, la difficoltà anche di riconoscerle, comunque il dubbio di porci sempre nella condizione migliore di capire il più possibile provenienza e quant'altro, La perché questi sono fonte, i sì. rischi, esatto. Adesso affrontiamo un argomento leggermente diverso, su cui come la settimana scorsa magari
farei una carrellata veloce perché le domande come la settimana scorsa sono tante e quindi poi in fondo vogliamo un po' rispondere. E parliamo un po' dell'immagine, quindi la mia immagine, chi ha diritto di utilizzarla? Bella domanda. Allora, questa domanda che ovviamente dovremmo sempre, cioè, avremmo sempre dovuto porcela nei momenti in cui decidiamo di utilizzare l'immagine, la foto di qualcun altro. Soprattutto adesso, nel mondo virtuale, dove spesso sento dire: ah, ma quell'immagine, lei si è postata la sua foto profilo, l'immagine in prima. In primo piano come foto del profilo, l'ha messa su Facebook, l'ha messa su Instagram, quindi sai cosa ti dico? L'ha messa sui social, quindi la possono utilizzare tutti. Lei ormai ha perso qualsiasi diritto. Niente, ma proprio niente di più sbagliato. Perché? Perché chi ha il diritto di utilizzare la mia immagine? Io innanzitutto, perché ricordiamoci una cosa, e questo è molto importante capire, che il fatto che io mi faccia fotografare, quindi il mio consenso a farmi scattare una foto anche da un terzo, non equivale al mio consenso a che quell'immagine, quella mia immagine venga poi pubblicata. Assolutamente. Cioè sono due situazioni completamente diverse. Da una parte mi faccio fotografare, ma non è che ti sto dando l'autorizzazione a utilizzare la mia foto, a metterla sui social, a farne l'uso che vuoi senza chiedermi una minima autorizzazione. Assolutamente. Quindi, e questa esigenza e questa difficoltà, questa criticità è venuta fuori proprio a seguito dell'ormai ultra diffusione dei social network, proprio perché attraverso lo sviluppo, attraverso l'affermarsi, il diffondersi di questi social network, ovviamente abbiamo la possibilità veramente di vedere immagini, milioni, milioni, miliardi di immagini che appunto riprendono molto spesso anche la persona stessa. Mai, ovviamente, muoversi, mai utilizzare l'immagine di una persona senza una sua autorizzazione. Tra l'altro, sottolineo che il suo consenso deve essere espresso, quindi deve essere un consenso scritto. Quello che suggeriamo, ovviamente, anche se siamo un anche nel momento in cui dovessimo essere noi a dover dare l'autorizzazione, l'autorizzazione deve essere scritta, o nel caso in cui dovesse essere orale, cerchiamo di poterla rendere dimostrabile, quindi a titolo così meramente esemplificativo, con dei testimoni presenti o delle registrazioni, o come vedremo dopo nei vari esempi che vi ho portato, scrivendo proprio, facendo dei post sulla propria pagina o sulla pagina di chi sta utilizzando la mia foto, la mia immagine, proprio chiarendo che l'autorizzazione è stata richiesta e formalmente data. Quindi il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto, messo in commercio senza il consenso di questa, quindi senza il suo espresso consenso, ma soprattutto un altro aspetto molto importante, molto attuale, è che in ogni caso, anche qualora ci fosse l'autorizzazione, e quindi il mio ritratto è pubblicato perché ne ho data l'autorizzazione, ma nell'ipotesi in cui l'esposizione, la messa in commercio, possa recarmi comunque un pregiudizio all'onore, alla reputazione, al decoro della persona stessa, della persona ritratta, ecco, assolutamente questa è una violazione molto grave, questa offesa del decoro, della reputazione, questo recar pregiudizio molto spesso è attualissimo questo argomento, veramente attuale soprattutto ecco, sui social network. Quindi assolutamente sapere che si va incontro a dei reati di natura penale, per cui addirittura è previsto anche non solo una sanzione pecuniaria, ma anche, come vedremo, una reclusione.
Quindi stiamo molto attenti perché molto spesso, ecco, qual è un primo suggerimento pratico? Poi andiamo più veloci, però questo è importante. Un primo suggerimento pratico è che nel momento in cui mi viene chiesta l'autorizzazione a utilizzare una mia immagine in cui io sono ritratta, consiglio di specificare anche la modalità dell'utilizzo, cioè dove vuoi utilizzare la mia immagine, a quale scopo. Su quali strumenti, su quali mezzi digitali, su quali profili, cioè cercare di essere il più, cioè cercare di costruire veramente il più possibile una linea di confine in modo tale che nulla ci possa scappare, perché veramente basta poco che noi perdiamo la gestione della nostra immagine, nonché della nostra reputazione. Quindi sono argomenti piuttosto sensibili, piuttosto importanti, su cui bisogna fare molta attenzione. L'attenzione si fa prima. Quindi, nel momento stesso in cui si redige, si scrive, si sottoscrive, si richiede un'autorizzazione. Perfetto, giusto così per sapere, anche se forse è diciamo, secondario, quando è che si può non chiedere e non è necessario richiedere il consenso della persona e magari un breve accenno al discorso della privacy in qualche modo, Certo, ma che ormai proprio è onnipresente. vai rapida Allora, che quelle sì, domande certo. fioccano. Bene, allora, ci sono degli esempi, anche qui chiari, questa volta non ci riferiamo alla giurisprudenza, alle decisioni giurisprudenziali, ci sono delle chiare eccezioni per cui non occorre il consenso della persona ritratta. Ipotesi di persone famose o esercitanti funzioni pubbliche, scopi scientifici, didattici o culturali, fatti o eventi di interesse pubblico o che si sono svolti in luoghi pubblici, come ad esempio le manifestazioni culturali, politiche, gare sportive, sagre di paese. E ragioni di interesse pubblico, quali la necessità di giustizia e di polizia. Questi sono i casi, le eccezioni. Ovviamente, esempio pratico velocissimo, le foto devono riprendere la folla. Nel momento in cui, anche se ci troviamo di fronte, ci troviamo in presenza di un corteo, di un evento pubblico, di una manifestazione, però questa foto, da questa foto sono facilmente identificabili 3, 4, 2, una persona, cioè delle persone, allora lì l'eccezione non vale più. Cioè lì è la foto di gruppo, ovviamente. Per quanto riguarda la privacy, questa non essendo, ecco, non è una materia che approfondiamo e di cui io personalmente di questa non me ne occupo in maniera specifica, però posso dire che c'è anche l'aspetto della privacy, quindi non solo l'aspetto del diritto d'autore, quindi dell'autorizzazione per la violazione di opere di diritto d'autore, ma c'è anche un aspetto importante, onnipresente, che è appunto la privacy, per cui il soggetto ritratto dovrà non solo autorizzare, ma anche essere informato del fatto che si intende utilizzare la sua immagine. Quindi ciò che è particolarmente importante è che la disciplina della privacy si applica a prescindere dalla diffusione del ritratto, quindi anche nel caso di mera detenzione dell'immagine per uso personale, senza alcuna pubblicazione. Ecco, anche in quel caso bisognerà almeno quantomeno informare il soggetto ritratto. Poi nella pratica lascio a voi. Perfetto, quindi sempre diciamo su questa parte, magari come all'altra volta, sempre diciamo più velocemente possibile, però Sì, concretamente capire i assolutamente. rischi, diciamo così, perché un conto è appunto avere l'idea di cosa che non si può fare una certa cosa, e un conto è sapere anche, diciamo, un po' Cosa si va cosa rischio da un incontro? lato e cosa posso fare dall'altro, a seconda ovviamente della parte in cui mi trovo. Assolutamente. Allora, innanzitutto, nel caso in cui commetto questa violazione, a cosa vado incontro? O se la vogliamo girare, il soggetto che ritiene i suoi diritti violati a seguito di un utilizzo illecito della propria opera di diritto d'autore, cosa può fare? Innanzitutto può richiedere l'azione inibitoria, che è appunto un'azione preventiva che richiede anche tempi, sappiamo, piuttosto limitati, gestibili rispetto ad un contenzioso civile
di cui sappiamo insomma tempistiche e via dicendo, per porre immediatamente fine al comportamento lesivo. Quindi si può immediatamente chiedere la rimozione delle immagini, dei video e via dicendo. E poi ovviamente sempre accanto a questa possibilità di richiedere un'ordinanza al giudice, c'è sempre la possibilità, il soggetto si ritiene libero di poter chiedere risarcimento del danno che ha subito. Quindi che ha subito proprio a causa di questo utilizzo illecito. Poi questo risarcimento, quindi questo danno, non è solo per l'utilizzo illecito a scopo di lucro e commerciale, ma anche magari per aver violato la sua privacy, per aver violato i suoi diritti personali, visto che stiamo parlando di uso improprio di immagine di persona fisica. Quindi il danno può avere diversi contenuti, diverse sfaccettature e il soggetto leso può sempre avvalersi della richiesta di risarcimento. Come ho detto prima, è prevista anche una tutela penale qualora la questione si aggravi ulteriormente. Quindi non c'è stata solamente una utilizzazione senza un consenso, senza un'autorizzazione, ma l'utilizzazione illecita dell'opera fotografica e dell'immagine, stiamo parlando appunto dell'immagine, costituisce anche il reato di diffamazione o il reato di trattamento illecito di dati. Nel caso di diffamazione, quando ovviamente, dicevamo prima, la pubblicazione illecita dell'immagine o del video offende la reputazione, il decoro di chi è ritratto, e quindi c'è proprio il reato di diffamazione aggravata, che comprende sia una reclusione fino a 6 mesi, sia un'ammenda, sia una sanzione pecuniaria non inferiore ai 500 euro circa, mentre nell'ipotesi in cui ci dovesse essere anche un trattamento illecito di dati, quindi si va a violare anche la privacy della persona interessata, della persona ritratta, le conseguenze sono ancora più gravi, in quanto si può prevedere una reclusione fino a 3 anni addirittura. Quindi ricordiamoci sempre che possiamo avere gli strumenti non solo civilistici, ma anche da un punto di vista penale, qualora appunto dimostriamo e risultano il concretizzarsi di specifici reati. Certo. E pur sapendo sempre, lo ribadiamo sempre, che appunto il caso per caso va sempre valutato, diciamo, per le sue eccezioni. Assolutamente, sì, in questo caso sì. Facciamo appunto, so che ti piace fare qualche esempio che riguarda Facebook e poi che riguarda Instagram, in particolare i rapporti fra Facebook e il diritto d'autore. Quindi vediamo. Perfetto, allora. È interessante, ma questo credo che ormai l'abbiamo capito tutti, è interessante sapere che Facebook si scarica di ogni responsabilità nei nostri confronti, perché nel momento in cui noi apriamo un profilo su Facebook, ma anche su Instagram, su Twitter, insomma, nella maggior parte dei profili, praticamente quasi tutti, noi in automatico accettiamo di essere responsabili noi e solo noi di tutte le eventuali violazioni di diritto d'autore che possiamo commettere. Facebook su questo si toglie, cioè massima leva da ogni tipologia di responsabilità, affermando però che nel momento in cui un soggetto che si ritiene leso da un post di un soggetto terzo sulla piattaforma digitale, Facebook in quel caso si attiverà per far immediatamente rimuovere questo uso illecito e quindi questa violazione di copyright. Però sappiate che c'è uno scarico totale di responsabilità per quanto riguarda proprio la materia del copyright. Che diritti ha Facebook sui miei contenuti? Questa è un'altra domanda attualissima che viene fatta spesso. Ma nel momento in cui io posto una foto su Facebook, cosa succede? Perdo qualsiasi diritto su questa immagine, non è più mia?
No, anche qui dobbiamo dire assolutamente, sfatiamo questo mito, noi rimaniamo sempre titolari dei diritti che riguardano l'immagine, la fotografia, l'opera fotografica che postiamo sul profilo social di riferimento, che sia Facebook o che sia Instagram. Quindi non ne perdiamo il diritto alla proprietà intellettuale. Tutte le foto e i video personali che noi immettiamo nei nostri profili, dobbiamo sapere che non devono e non sono ceduti per un libero ed indiscriminato utilizzo, in quanto rimangono di esclusiva proprietà del soggetto che ha effettuato la pubblicazione e che è il titolare dell'opera stessa. Ovviamente che cosa acquisisce Facebook, il Facebook di turno, nel momento in cui io posto la mia immagine o la mia opera sul mio profilo, acquista la possibilità di utilizzarla nell'ambito nell'ambito del suo social network, quindi nell'ambito di Facebook, permettendo appunto, sappiamo bene che ci possono essere attraverso il grado di amicizia, il grado di collegamenti, quindi con questo è consentito, cioè Facebook può consentire, poi sempre nei limiti che ciascun profilo si è costruito, il diffondersi di quell'opera nell'ambito della sua piattaforma. Quindi assolutamente non ne acquista tutti i diritti. Quando pubblichiamo delle fotografie o delle riproduzioni video, autorizziamo implicitamente che gli stessi possano essere condivisi da altri utenti, utilizzando quello che ormai è la funzione che conosciamo tutti ormai da decenni, che è appunto quel condividi, che però ci consente sempre di poter richiamare la fonte originaria del contenuto. È importante perché nel momento stesso in cui io voglio condividere un'immagine di una persona con cui sono amica, comunque con cui ho un collegamento, nel momento in cui io la condivido, ricordiamoci che io devo citare, cioè devo far capire da dove proviene quell'immagine che io sto condividendo. Quindi devo far capire, devo far risalire anche chiunque altro la vede, perché io la sto condividendo, deve essere chiaro che io devo far capire anche da dove proviene inizialmente e originariamente il contenuto che sto condividendo. Quindi, cosa possiamo fare e cosa no? Anche qui ho portato due esempi pratici. Possiamo condividere un contenuto multimediale altrui sul mio diario, sulla mia pagina, indicando il richiamo al profilo originale che per primo ha inserito questo contenuto. Cosa è che non posso fare? Non posso caricare, non posso effettuare il download di un'immagine altrui e pubblicarlo successivamente se appunto non richiamo la fonte originaria di questo contenuto. Perché? Perché è un comportamento illecito, perché è come se mi appropriassi indebitamente, cioè non è come se mi approprio indebitamente di un'opera oggetto di diritto di proprietà intellettuale di un altro che non ne compete. Quindi è una condotta illecita e come tale perseguibile. Quindi ecco, ho fatto esattamente in questa pagina tutte le fasi che ci siamo dette fino adesso, fino nelle precedenti slide, quindi riproduzione di un'immagine postata su Facebook all'esterno del social network, non tramite un semplice link. Quindi un'immagine tratta da un social network non può essere riprodotta al di fuori di esso senza il consenso del titolare del copyright. Succede molto spesso che un'immagine che io vedo su Facebook, ah, mi piace, che bella, adesso la prendo e me la ricarico sul mio profilo Instagram, Twitter o qualcos'altro. Assolutamente non posso farlo. In questo caso, infatti, dovrò chiedere l'autorizzazione, la previa autorizzazione esplicita dell'autore dell'immagine stessa. Quindi anche in questo caso non è che non posso assolutamente, è vietato, posso condividerla anche al di fuori del social da cui inizialmente è partita l'immagine, però devo sempre farlo in ottemperanza, quindi secondo le norme che disciplinano la materia del diritto d'autore.
Come posso segnalare una violazione? Come ho detto fin dall'inizio, se da una parte Facebook si malleva completamente, ci dà tutto sulle nostre spalle la responsabilità in materia di diritto d'autore, però sappiamo bene che abbiamo la possibilità di segnalare degli illeciti. Che magari abbiamo visto, no, ma guarda, in questo profilo questa persona mi ha rubato l'immagine, la sta usando in modo illecito, la sta usando senza la mia autorizzazione. Posso segnalarlo ed è anche molto semplice perché devo riempire una pagina già predisposta che posso direttamente andare a prendere anche direttamente dal mio profilo, da Facebook. E Facebook può intervenire direttamente, quindi può rimuovere immediatamente oggetto della violazione per cui era stata fatta questa segnalazione. Addirittura, se poi questo comportamento illecito viene perpetrato più di una volta, addirittura Facebook, Instagram, il social network di turno potrebbe anche decidere di chiudere definitivamente il profilo. E i miei figli, no, Facebook non tanto, ma comunque i miei figli sarebbero disperati. No, Anche il allora, mio, passiamo la ragione. all'altro sito. Eh sì, cioè, non è Facebook, però comunque, insomma, cioè, ci provano e tutte le volte bisogna sempre richiamarli un po' nell'ordine. Passiamo a Instagram, quindi lo stesso discorso, diciamo, della possibilità di utilizzo in qualche modo delle foto, della ripostare le foto in Instagram. Cosa ci racconti? Allora, qui è inutile che mi dilungo visto che ci sono le domande e mi interessa più rispondere alle domande. Per quanto riguarda l'aspetto generale, le stesse cose che abbiamo detto per Facebook si ripropongono anche per l'altro social network, Instagram. Quindi sempre, ogni volta che voglio rigrammare, ogni volta che voglio riutilizzare l'immagine, sempre devo sempre ottenere prima l'autorizzazione da parte dell'autore dell'immagine che voglio riprodurre o rigrammare. Come posso ottenerla? Ad esempio, come posso attuare il repost? Quando io, ad esempio, voglio ripostare la foto di un soggetto, quindi che non è opera della mia creatività ed originalità, dovrò sempre citare la fonte. In Instagram si fa anticipando la dicitura il nome della fonte con l'at. Quindi assolutamente citare la fonte e come sempre richiedere esplicitamente il consenso per iscritto all'autore. Richiedere sempre l'autorizzazione esplicita all'autore. Io vi ho fatto vedere anche un po' di esempi pratici, così almeno possiamo anche renderci conto nella pratica di cosa possiamo fare. Qui, ad esempio, l'EasyJet aveva creato un po' di tempo fa una campagna promozionale. Questa campagna promozionale molto carina, proprio era costituita da una serie di immagini postate su Instagram di quelli che dovevano essere i loro clienti, quindi viaggiatori. Quindi foto dall'alto proprio per enfatizzare ancora di più la bellezza del volo, del prendere un aereo, di vedere luoghi e paesaggi diversi dall'alto. Quindi in questo caso hanno rigrammato l'immagine e sempre hanno chiesto l'autorizzazione dell'autore dell'immagine che hanno rigrammato. In questo caso hanno anche citato per il consenso, hanno anche menzionato, scusate che stavo leggendo la didascalia di EasyJet. EasyJet per ottenere l'autorizzazione, cosa ha fatto? Ha scritto direttamente sul post, dicendo, riferendosi direttamente all'autore, ti fa piacere? Bella questa foto, ti fa piacere? Se noi la condividiamo, are you happy for us to share? E l'autore, che comunque era stato chiamato in causa, perché comunque era stato citato con la at davanti, quindi ha ricevuto questa notifica, ha dato il suo consenso. Questo è il consenso, perché noi possiamo leggere nella risposta, l'autore è questo Flick Goddard, che ha risposto ad EasyJet dicendo yes, thank you, cioè, sì, ti do l'autorizzazione,
anzi ti ringrazio pure perché comunque immagino tutti i like e tutti, tutti i follower che ha ottenuto a seguito, insomma è stata una bella pubblicità. Questo è un modo di richiedere il consenso esplicito, te lo scrivo sul post, ti dico saresti contento se lo condividiamo? Sì, sarei contento. No? Ok, lo tolgo. Quindi evito qualsiasi violazione. È ovvio che quando si parla di queste grosse multinazionali, di aziende che comunque utilizzano le foto di persone comuni per pubblicizzare o per campagne promozionali, è raro che il soggetto di turno dica di no, perché comunque è tutta pubblicità. Comunque era proprio un esempio per farvi vedere come si può chiedere il consenso in maniera pratica e veloce, però il consenso deve essere chiesto, è scritto, ce l'abbiamo, quindi quello fa fede. Ecco, questa era la stessa cosa, ho portato l'esempio di altre campagne promozionali, di altre campagne pubblicitarie che sono state fatte. Qui siamo nel mondo del food, che va tantissimo, dove si fanno tantissime campagne promozionali citando e postando immagini di influencer, di micro influencer, perché poi insomma ormai il cibo è diventato uno degli argomenti principali, più importanti nell'ambito anche del social. Anche in questo caso Mulino Bianco aveva richiesto il consenso dell'autrice dell'immagine e addirittura l'aveva proprio postata, aveva proprio scritto la fonte in maniera proprio chiara. Così ha fatto anche la Philadelphia, quindi questo tanto per porvi degli esempi pratici. Aspetta un attimo Silvia perché ha un po' di ritardo la slide, ecco Philadelphia è arrivata adesso. Sì. Questa qui il Philadelphia l'abbiamo vista ora. Quindi se vuoi puoi passare EasyJet. Okay. EasyJet, ecco, era giusto per farvi vedere un po' poi la campagna promozionale come era stata fatta. Questo era un po' il risultato. Collegata a quella di prima, diciamo. Sì, molto carino. Allora, io ti lascio concludere con quei 4-5 punti che servono un po' come, diciamo, vademecum da portarsi un po' a casa di questa carrellata che ovviamente non è esaustiva, ma che è un po', diciamo così, giusto per raccontare un po' di cose. Io intanto inizio a dare un'occhiata alle domande, così quando hai finito i punti ti evidenzio le domande a cui rispondere. Va benissimo, allora, come diceva giustamente Lucia, questa è un'infarinatura, cioè è stata, è voluta essere comunque un'introduzione a questo argomento veramente vastissimo. Mi rendo conto che le domande sono numerosissime, perché c'è un mondo dietro, però l'importante è avere almeno le basi, sono importanti le basi, l'infarinatura, i principi che ci siamo detti, perché già questi io ritengo che siano sufficienti per farci accendere gli allarmi rossi ogni qualvolta, diciamo, ah, sto cercando questa foto, sto cercando una foto su internet per il mio catalogo oppure per il mio sito web. Ecco, io spero, sarei contenta se, anche se solo dopo questa nostra presentazione, alcuni di voi si facessero accendere questo lumicino. Già questo è un ottimo risultato, però per concludere abbiamo evidenziato anche quei suggerimenti che potrebbero essere utili da approfondire, da tenere in considerazione. Innanzitutto valutare sempre bene, con attenzione, prima di scegliere di postare una foto o dei video di cui non si conosce la fonte, quindi senza sapere se su di essi ci sono dei diritti d'autore, ci sono delle autorizzazioni da richiedere, ci sono dei diritti di terzi, delle sublicenze, delle cessioni già effettuate, soprattutto dal punto di vista dello sfruttamento e via dicendo. Una volta individuata la provenienza, quindi la fonte e quindi l'autore dell'immagine, sempre o del soggetto che ne detiene anche i relativi diritti di sfruttamento, richiedere sempre l'autorizzazione per iscritto, sempre. Orale, come abbiamo detto, premunirsi, testimoni,
lo so, di videoriprese, non so, comunque che possa essere poi dimostrato e dimostrabile. Ricordiamoci anche, come punto 3, abbiamo messo che le foto e i video non so, sono, scusate, sono dati personali, quindi parliamo anche di privacy. Per poter utilizzare immagini altrui sui social network occorre il consenso dei diretti interessati e in ogni caso, anche con il consenso, non si potrà mai pubblicare una foto o un video che possa pregiudicare l'onore o il decoro della persona ritratta. Quarto e quinto punto sono i punti che riguardano più la strategia, quindi quello che si può fare all'interno soprattutto di un'azienda per evitare di imbattersi in problematiche e criticità. Quello che suggeriamo noi è di analizzare e fissare delle linee guida interne, anche addirittura spesso una social media policy per un corretto utilizzo dei canali social da parte dei dipendenti, molto importante. Oggi bisogna tenere in considerazione questo aspetto, cioè avere un regolamento interno che appunto ne detti per principi generali, per linee generali, il comportamento che deve essere tenuto. E poi, da un punto di vista ancora più pratico, esiste la contrattualistica. Cioè, nel momento stesso in cui io chiedo l'autorizzazione, ho bisogno di una liberatoria, di un accordo. Nel momento in cui addirittura io non solo voglio utilizzare, ma voglio acquistare, voglio avere in concessione d'uso quell'immagine o quella foto, io devo redigere una scrittura privata. È consigliabile utilizzare gli strumenti della contrattualistica perché ci sono. Io ho fatto, abbiamo inserito degli esempi, ma ce ne sono tanti: accordi per la cessione delle immagini coperte da copyright, contratto per l'utilizzo dei diritti di riproduzione delle immagini, le liberatorie, le autorizzazioni per la pubblicazione di foto e video di terzi e via dicendo. Quindi ecco, sono delle nostre raccomandazioni, noi siamo sempre a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, dubbio, per qualsiasi tipologia di consulenza in materia, lo facciamo, ce ne occupiamo ormai da diverso tempo, quindi abbiamo anche uno storico che parla, comincia a parlare da solo. Abbiamo visto anche che, come all'inizio, ci occupiamo non solo di diritto d'autore, ma è importante perché sono poi delle tematiche che si uniscono, sono imprescindibili l'una dall'altra. Ci occupiamo anche di diritto della pubblicità, quindi possiamo fornirvi una consulenza, un supporto a 360 gradi per quanto riguarda proprio questa materia, che non è da sottovalutare, non è da prendere sotto gamba, perché oggi ci si fa molta attenzione, perché si è capito che la gente non sa, che la gente non è preparata, che la gente è molto spesso superficiale, va e prende immagini, commette degli illeciti e non è così difficile poi ottenere risarcimenti anche, insomma, di un certo quantitativo, insomma. Quindi attenzione. Come tutte le cose, consapevolezza, diciamo così, ecco. Assolutamente, sapere che, assolutamente. Il web non è propriamente tutto libero, insomma, come magari se potrebbe no, sembrare. No, parto dalle prime domande, Silvia, ecco, vai, scusami, vado. Scusa, voleva dire, dimmi, senti, dimmi. volevo Sì, essere vai, vai. una cosa proprio velocissima. Tu giustamente hai detto non è completamente libero. Assolutamente sì, hai ragione, perché sappiate che ci sono poi dei siti, anche le Creative Commons, che ci permettono di acquisire in tutta sicurezza l'utilizzo di determinate immagini. Quindi cioè, gli strumenti ci sono, il web ce li dà. Quindi dobbiamo saperli solo conoscerli, ecco, conoscerli e utilizzarli correttamente. Certo. Allora, io mi tuffo nelle domande. Okay. E tornando un po' indietro al discorso della foto, quella che aveva i dati del fotografo, se fossero contenuti nei metadati, quindi all'interno, diciamo, come dati elettronici della foto. Sì, a volte sono stati riconosciuti come sufficienti, sì. Però, diciamo, forse non è Allora, così chiaro.
Allora, non è chiaro, nel senso che io la mia risposta è sempre quella di no, preferisco di no, perché la foto deve essere chiara a chi vede l'immagine. Quindi ci sono stati mi ero documentata tempo fa, però il suggerimento è sempre quello che queste informazioni siano chiare ai soggetti poi che vanno a vedere l'immagine. Chiarissimo. Poi un'altra domanda relativa al B2B, quindi il commercio business to business. Lì posso usare le foto senza autorizzazione? Io sarei per dire di no, ma dimmi tu. No, assolutamente no, perché lo dice la parola stessa, il B2B, business to business, cioè che cosa sto facendo? Comunque sto utilizzando l'immagine a scopo commerciale, quindi assolutamente, a meno che, ripeto, le uniche eccezioni sono quelle 3-4 eccezioni che ci siamo detti, e poi quando è esclusivamente per uso personale, non Certo. per altro, quindi no. Questa penso che si riferisca più al quando parlavamo dello scopo didattico. Scopo didattico anche nel caso di stesura libri. Libri scolastici? Penso di sì. No, 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 per i libri scolastici lo sappiamo, noi lo vediamo anche nei testi dei nostri figli, cioè comunque il copyright. Quindi gli autori, la casa editrice deve assolutamente premunirsi di avere l'autorizzazione. Quando si parla di scopi didattici, quando ad esempio io vado in una classe e per scopo didattico ho preparato una presentazione. Che ne so, sono una professoressa di materia di arte, preparato una presentazione per i miei alunni in cui compaiono anche delle immagini, delle opere tutelate dal diritto d'autore. Non ho bisogno di richiedere l'autorizzazione, perché lo sto facendo proprio a scopo didattico e divulgativo. Quando invece parlo di libri, perché i libri vengono venduti, quindi c'è uno scopo di lucro, io ci guadagno e se ci fate caso, anche nei libri scolastici c'è sempre copyright reserved. Questo significa che comunque non c'è una violazione del copyright e la casa editrice sta ben attenta nel richiedere specificamente l'autorizzazione all'utilizzo di quel materiale, che poi molto spesso si utilizza, soprattutto in questi casi, si prende proprio un pacchetto, si acquisisce un pacchetto dalle diversissime banche dati che possiamo incontrare nel web e si paga quel determinato pacchetto. Oppure la stessa casa editrice, come la persona fisica può andare a scegliere nei diversi siti web che ci sono, o attraverso le Creative Commons, le immagini che posso liberamente utilizzare, le posso utilizzare anche nell'ambito di un testo scolastico. Sì, diciamo comunque sempre nei limiti delle libertà che ti lascia Assolutamente, il diritto c'è d'autore. sempre il diritto da no, sempre il diritto d'autore, assolutamente. Forse l'avevi già risposta, però magari la riassumiamo adesso. Nelle fotografie di cronaca, quelle pubblicate sui quotidiani, sui siti di news, cioè ci sono i volti, le persone. Qui parla di soggetti, se sono soggette a copyright, tu ne avevi forse parlato più nella privacy. No, non è questione di copyright, infatti, in questo caso non è questione di copyright, è questione di privacy. Però ovviamente se io riprendo metto un video, il Corriere della Sera posta un video che riprende un gruppo di persone indistintamente, quindi non mi metto a fare il primo piano su uno o più persone e ci sto anche qualche secondo in più in modo da renderle identificate, identificabili. In quel caso sto semplicemente esercitando il mio diritto di cronaca. Ecco, nel momento in cui invece faccio quest'altro comportamento, allora qui c'è una violazione della privacy, non il copyright ovviamente, perché qui parliamo di immagini di persone, quindi qui c'è violazione di privacy e in più anche a volte valutare, perché magari mi stai, cioè io non volevo comparire, non volevo che nessuno, magari il mio datore di lavoro si accorgesse che io avevo deciso di partecipare a quella determinata manifestazione, quindi tu mi stai recando anche un danno, un pregiudizio, perché quindi ecco, stiamo attenti su quelli, stiamo attenti anche a questi video che noi diciamo, ma sono diritto di cronaca, aspetta, cioè, analizziamo il video, vediamo. È tutta una fattispecie, Lucia, tutto deve essere, purtroppo, qualsiasi caso è una fattispecie a sé. Ovviamente noi diciamo, io parlando e rispondendo alle domande, sto cercando anche di
delimitare un minimo, però ecco, ovviamente poi bisognerebbe prendere nella maggior parte dei casi, Certo, non nell'80% dei certo. casi, la fattispecie concreta. Certo. E sempre appunto, magari cercando di concretizzarlo, il discorso dicevamo della modifica della foto, cambia qualcosa? Cioè ci toglie, Assolutamente. anche No, non se possiamo con farlo. Photoshop faccio chissà che cosa. No, innanzitutto, allora, qui siamo sempre, ricordatevi, parliamo sempre della legge sul diritto d'autore. La modifica, la riproduzione, la rielaborazione sono tutti diritti derivati, cioè sono tutti diritti di sfruttamento economico che competono al soggetto interessato. Quindi l'escamotage che io prendo una foto e la modifico, commetto, facendo questo, io vado a commettere una violazione dei diritti di sfruttamento della persona titolare di quell'immagine, di quell'opera fotografica. Perché comunque vado sempre a lavorare su un'opera fotografica soggetta, tutelata dal diritto d'autore, quindi lo dicono espressamente che proprio è vietata la modifica. Poi è ovvio, se la modifico talmente che proprio non, cioè, non è irriconoscibile di più, Forse ho vabbè. fatto un'altra opera, non lo so. Allora, infatti Lucia mi ha rubato la battuta, diceva a questo punto piatevene un'altra, cioè, faccio l'ultima. Fatela dall'inizio. Perché partire da quella? Comunque assolutamente non provate a cambiare colore, non provate a mixare le tonalità cromatiche, non provate ad applicare le varie applicazioni oggi utilizzatissime sul web e sul digital, perché non va bene, siete sempre nel bel mezzo di una violazione dei diritti d'autore. E sempre tornando alle fotografie semplici, se la cessione dei diritti economici può essere gratuita e se l'indicazione della data è obbligatoria. La cessione dei diritti economici, dei diritti di sfruttamento, assolutamente sì, può essere anche a titolo gratuito, assolutamente. È importante che ci sia, cioè nel momento stesso in cui io voglio cedere ad un terzo o voglio acquisire un diritto di sfruttamento, devo avere anche la prova, nel caso in cui io debba poi contestare l'uso illecito da parte di un altro, io devo avere la prova tangibile che i diritti di sfruttamento sono stati ceduti a me, quindi sono il soggetto titolare. Poi qual era la La seconda data, domanda? No, quasi dicevamo nome, luogo, data, se la data è indispensabile. non è indispensabile, a volte non c'è. L'importante è che ci sia la fonte, quindi l'autore e tutte le altre informazioni vengono a scendere, ecco. Lì bisogna, Diciamo la cosa più soprattutto la necessaria è però provenienza, quindi. la provenienza, la fonte originaria dell'opera. Se durante una manifestazione presso uno stand fieristico espongo un espositore in cui comunico che si effettuano fotografie, posso poi pubblicare le foto del mio stand con persone all'interno? Cioè c'è l'avviso, attenzione, io sto facendo foto, quelle foto poi le posso pubblicare? Non è più, non va più bene. Io sono purtroppo oggi è no, no, no. Oggi Oggi sei sono la signora del X-Factor. no. No, non si può fare. Questo non tanto, non è una violazione del diritto d'autore o quant'altro. Qui riguarda la privacy. Assolutamente, vogliamo Cambiare fare le l'indirizzo della cose. faccia. No, lo sai cosa dobbiamo fare? Noi proprietari dello stand? A chi entra, che bisognerebbe far sottoscrivere l'autorizzazione all'utilizzo. Esatto, quella che usiamo anche noi, insomma, tante volte. Assolutamente. Io purtroppo poi nella pratica, ovviamente, io come legale devo Devi rispondere a questo. essere certo, non puoi lasciare andare via. Quindi, capito, mi tocca dire, poverini, anche quelli. Sì, no, guarda, bisogna che vi prepariate delle cose scritte. Purtroppo è così, cioè si può. Certo. C'è una domanda secondo me molto, molto, molto ben, diciamo così, posta. Mi conferma che se la foto di una persona viene autorizzata per una determinata finalità, esempio, pubblicità su una rivista, dovrà essere nuovamente autorizzata per diversa finalità, esempio social o altra rivista, eccetera?
Allora, mi conferma. Alt. Dipende che cosa c'è nel contratto che il soggetto ritratto ha sottoscritto, perché quello che abbiamo suggerito fin dall'inizio è questa autorizzazione che abbia dei contenuti chiari, quindi non solo sì, autorizzo ad utilizzare la mia immagine, sì, dove, su quali social, sul tuo sito web, nel tuo sito web sì, magari sui tuoi social no. A meno che non vengano pattuite tra di noi ulteriori condizioni contrattuali, per cui tu, se vuoi anche utilizzare la mia immagine non solo sul tuo sito web, ma anche sui tuoi profili social, mi paghi di più. Quindi è tutta una questione rimessa alla comune volontà delle parti. Assolutamente. Perfetto. Giusto un recap sull'immagine del personaggio famoso. Il discorso che si posava anche senza il suo consenso, probabilmente legato al fatto che lui ha particolare diciamo, interesse a che la sua immagine giri, visto la notorietà. Sì, certo, però anche lì bisognerebbe capire, perché invece molto spesso l'immagine del personaggio famoso viene anche utilizzata, viene in maniera da creare, insomma, una denigrazione Chiaro. alla sua persona. Quindi, però, immaginiamo se il personaggio famoso di turno dovesse controllare il web e accorgersi. Teoricamente se lo fa e se si accorge di un uso illecito della sua immagine, in più connesso anche a un atteggiamento, ad un comportamento che in qualche modo va a deteriorare quella che è l'immagine stessa, i suoi diritti e via dicendo, magari che ne so, lo ritraggono con il panino in bocca mentre mangia al McDonald's. In quel caso sì, sono famoso, però. Magari non ho piacere che, non so. E in questo sì, cioè quando parliamo di utilizzo di attenzione, anche quando parliamo di utilizzo di immagini di personaggi famosi, anche qui bisogna capire che utilizzo ne faccio. Innanzitutto se lo faccio a scopi promozionali, a scopi commerciali, se lo voglio mettere sulle magliette, se lo voglio devo assolutamente avere la sua Apriti cielo. autorizzazione. Ecco, Certo. appunto, devo assolutamente avere la sua autorizzazione. Se devo postare l'immagine di un attore famoso che ha ritirato un premio sulla mia testata giornalistica o sul sito per proprio dare informazione, dare la notizia. Va bene, ci sta, ma nel momento in cui io voglio utilizzare l'immagine, quindi ripeto, o per scopi prettamente commerciali o denigratori, o quando veramente il diritto di cronaca non c'entra nulla, allora lì io sto violando quello che sono i suoi diritti. E non solo i diritti pertinenti alla sfera, all'ambito del diritto d'autore, ma anche quelli pertinenti al diritto alla privacy. Quindi assolutamente potrebbe alzare la mano e dire: adesso chiedo un risarcimento, che non è come noi comuni mortali, potrebbe chiedere un risarcimento milionario. Quindi stiamo attenti sempre. Certo, sempre come all'inizio porsi delle domande, insomma. A quello sempre. E sul discorso dei social, se è possibile condividere le foto, per esempio, di Pinterest su altri social o ripostare le immagini di terzi in cui si è stati taggati su altri social? A parte l'avevi già detto, ma. È molto importante questo, ma lo ripetiamo perché è importante. Sì, quando si esce dal recinto del social di riferimento, bisogna chiedere l'autorizzazione al soggetto interessato. Questo Certo. è linea di principio. Poi non avviene mai così, purtroppo. Però Certo. sappiate che se da Facebook voglio prendere un'immagine sapendo la fonte e la voglio mettere su Pinterest o su Instagram, su Twitter, devo avere, in questo caso, devo chiedere l'autorizzazione. Certo, un conto è la condivisione sul social Devi sempre di immaginare convenienza. che Un conto sì. è, diciamo, uscirne, che allora rientri nella normale, diciamo, Esatto. attenzione Devi al. sempre ricordarti che devi stare nel tuo recinto Facebook, nel tuo recinto Instagram, sempre ovviamente secondo Secondo le il regole della condivisione regolamento corretta. che poi ciascun social network ha, ricordiamoci, quindi ci deve essere, come abbiamo detto, la condivisione
dalla quale però si evince chiaramente la fonte e via dicendo. Nel momento in cui io voglio aprire il recinto e andare verso un altro recinto ancora, allora in questo caso mi occorre l'autorizzazione Ok. dell'autore. Foto un po' vecchiotte di 50-60 anni fa, senza riferimento di autori. 50-60 anni forse ancora un po' pochino. Ma Non so. innanzitutto sì, ma guarda, è una domanda che viene fatta spessissima di queste foto di opere o foto comunque. Innanzitutto anche in questo caso, capire sempre, capire da quale fonte provengono, chi le ha fatte, perché se ad esempio io prendo una foto e mi accorgo che quella foto è di un autore morto un secolo fa, io so che su quell'opera teoricamente non c'è alcun diritto di sfruttamento, però magari quell'opera potrebbe essere stata ripresa, quindi potrebbe essere i diritti di sfruttamento possono riferirsi ad un altro soggetto, ad un'associazione, per esempio. Però ecco, la risposta è sempre quella: prima accertarsi e verificare la fonte. La fonte Certo. ci permette anche appunto di renderci conto se l'autore è morto da più di 70 anni, in modo tale che già partiamo dal presupposto che c'è una libera autorizzazione. Ci potrebbe essere una libera autorizzazione. Inizio a radunare un po' di domande perché se no stiamo qua fino a stasera. Tutte quelle che riguardano il discorso appunto delle fotografie pubblicate sul sito internet di un'azienda. Come faccio a proteggere il copyright? Per esempio, basta dire le immagini sono proprietà dell'azienda Sì. XYZ, sono immagini protette da copyright, eccetera. Quindi sul sito le pubblichiamo, ma indichiamo appunto che sono soggette a copyright. Beh, questo è il minimo. Cioè, quindi sempre specificare che sono soggette a copyright, addirittura se molto spesso, soprattutto nell'ambito del fashion, dei luxury good, dei beni di lusso, i siti, i cataloghi, le fotografie vengono fatte anche da persone, da fotografi piuttosto conosciuti. Quindi, se così dovesse essere, o comunque se si vuole citare anche l'autore della fotografia, tanto meglio. Certo. Sì, sempre un riferimento, assolutamente. Certo. Perché? Perché poi così posso rivalermi a prescindere, sì. Chiaro, chiarissimo. Parlando appunto delle piattaforme che hanno immagini gratuite, siamo liberi da rischi di violazione del diritto d'autore? SNI, nel senso che rispondo un po' io, in quel caso diciamo che è chiaro e dichiarato quali sono le libertà che vengono date, giusto? Le Creative Esatto, Commons, altro non certo. sono Anzi, noi che in possiamo realtà scegliere. mettere chiaramente nero su bianco. Noi possiamo scegliere, capito? Addirittura a volte noi possiamo scegliere. Ne prendo una parte, prendo diritto di riproduzione, prendo anche diritto di modifica, cioè posso andare a fare la spesa praticamente. Sì, lì Però, è ecco. copyright esplicito con tutto quello che l'autore ti lascia o non ti lascia fare, ecco, diciamo così. Esatto, esattamente. E anche questa secondo me ti piace perché ha a che fare anche appunto con gli influencer e con la pubblicità. Ricondivisione dei contenuti. Se un post presente sui nostri social aziendali viene ricondiviso dalla modella fotografata nelle sue storie giornaliere, possiamo ricondividere la sua menzione senza conferma scritta? La ragazza ha firmato il consenso per la pubblicazione foto su tutti i mezzi di comunicazione, ma ricondividere qualcosa presente su un profilo personale visibile a tutti necessita di ulteriori consensi? Forse una Allora, no, risposta precisa non riusciamo a darla, però. ma in effetti, guarda, allora, io posso dire così, che nella pratica una fattispecie come questa, nella pratica una fattispecie come questa, il consenso è implicito, cioè nel senso, anzi, la modella acquisisce, cioè va ovviamente a un contratto di base, quindi significa che comunque ha già stipulato un contratto. Certo, sarebbe il caso di ormai tutte queste clausole, tutte queste ipotesi, tutte queste fattispecie oggi dovrebbero essere inserite in contratto.
Tra l'altro è molto importante, noi avevamo anche affrontato, avevamo fatto anche un seminario sulla contrattualistica nell'ambito del Influencer. web influencer e avevamo parlato proprio di questo, che è uno degli aspetti importanti nell'ambito proprio delle clausole contrattuali che riguardano questa tipologia di rapporti, è proprio quella di delimitare anche l'utilizzo, il poter ripostare fino a quando, quante volte, addirittura alle aziende viene suggerito di specificare che con la sottoscrizione dell'accordo si acquisiscono tutti i diritti di sfruttamento dell'immagine, che quindi una volta, anche una volta scaduto quel contratto, l'azienda potrà continuare ad utilizzare l'immagine. Così come è stata scattata ai fini della esecutività e dell'esecuzione di quell'accordo. Quindi sono tutti punti che oggi ci sono, accadono, devono essere inclusi in un contratto. Perché ovvio, sì, è implicito, però io parlo da legale, perché nei momenti in cui poi dovessero sorgere delle contestazioni e dei contenziosi, se non abbiamo necessaria e sufficiente documentazione probatoria per dimostrare che c'era l'autorizzazione, che il soggetto aveva autorizzato, facciamo una gran fatica. Certo. Abbiamo gli strumenti, usiamoli. Certo. Io direi, io spero di avere più o meno preso un po' le domande mettendole insieme. Sicuramente qualcuna l'ho persa e stiamo andando un po' lunghetti, quindi ne prendo ancora una o due. Se qualcuno l'ho lasciato fuori, mi scuso, ma sicuramente Silvia con la sua mail, volentieri è a disposizione, per un contatto. Assolutamente. Ne prenderei ancora appunto una o due e una, diciamo così, visto che siamo in un webinar, la scelgo perché appunto parla di webinar. Se qualcuno registra, per esempio col cellulare o anche solo col computer, perché eventualmente si può, un mio webinar e poi lo ripubblica su YouTube senza autorizzazione, apriti cielo. Io magari vado a fare con i soldi di risarcimento, magari vado a fare una vacanza. Sì, ma non si può assolutamente, ma stiamo scherzando, ci vuole un'autorizzazione del soggetto, dell'azienda che ha organizzato il webinar, che comunque c'è anche, nel nostro caso c'è anche la nostra azienda, c'è la faccia, ce la mette Bugnon, la faccia ce la metto io, ce la mette Lucia, quindi assolutamente. Anche perché noi possiamo, cioè siamo noi a decidere in quanto organizzatori del seminario, persone coinvolte, decidiamo che è meglio metterlo su YouTube. No, su YouTube non lo mettiamo, sui nostri canali social, lo mettiamo sul nostro sito web. Cioè, assolutamente, ci manca solo che qualcuno mi riprende qua, stasera vado a controllare, che qualcuno Sono mi ha tutti ripreso tiri a registrarmi. qualcuno mi abbia ripreso con il cellulare e mi abbia messo su YouTube. Vabbè, diventerò un influencer dei social. Diventerai famosa. Però assolutamente no. E Assolutamente, no, è comunque una sono gravissima comunque opere, anche violazione. cioè opere nel senso sono cose che abbiamo creato, quindi in ogni caso con la creazione c'è un diritto e con l'immagine ce n'è un Cavolo, se, altro. scusate, se non c'è creatività e originalità in questa tipologia. Voglio dire Cioè, se questa bellissima slide. non c'è, questa sì, questa è un'opera di diritto d'autore, se non c'è creatività, originalità, perché non è tanto, ah, ma è l'argomento è contenuto nella normativa in materia di diritto d'autore, ho capito, ma come tu lo realizzi, come tu ne parli, il fatto che ci sono, il fatto che abbiamo deciso, ad esempio, io e Lucia, di movimentarlo con domande a cui seguono le risposte, credo che si possa trattare di un'opera di diritto d'autore. Sì, Lucia, tra non so se l'altro sei d'accordo. anche col format, eccetera. In più, tra l'altro, anche il format, giusto, ancora. In più, oltre al diritto d'autore, c'è anche i diritti sulle nostre sull'utilizzo delle Certo, nostre immagini, quindi assolutamente. quindi sicuramente così. Faccio appunto ancora un po' un sunto di alcune domande e te ne butto lì due, poi direi che chiudiamo. Una è relativa al discorso di utilizzare immagine di prodotti, diciamo appunto tipo un'autovettura marcata.
o un prodotto marcato e utilizzarli per vendere, diciamo così, quell'auto. Chiaramente un conto è il singolo proprietario di quell'auto che la vuole rivendere piuttosto che la concessionaria. Così come c'era anche una domanda che parlava delle foto di oggetti di design, tipo, non so, le borse famose, piuttosto che cambia qualcosa, quindi l'uso del marchio, diciamo così, nella foto, se vogliamo buttare lì un argomento senza aprire troppe parentesi, perché quello lo so che è un mare magnum, e eventualmente la foto dell'oggetto che comunque è noto, certo, conosciuto, la borsa. Ma nella foto, maledetto tu stessa, nel momento stesso in cui io utilizzo una foto e sopra c'è un marchio, che sia la borsa, che sia la macchina, che sia l'indumento, comunque io sto utilizzando un marchio registrato di titolarità di un soggetto che ne ha tutti i diritti esclusivi e che quindi deve essere informato e ne deve dare l'autorizzazione. Questo è, affinché questo possa chiamarsi uso lecito di marchi altrui, di marchi di terzi. Questo, e l'immagine possa essere definita come lecitamente utilizzata. È ovvio, poi nella pratica molto spesso ciò non avviene, però ad esempio ci sono diversi nostri clienti che ci hanno detto: ma io ad esempio mi occupo di packaging, quindi sono io che realizzo il packaging e da me vengono clienti famosi, vengono, che ne so, Dolce Gabbana, il Gucci della situazione, e io nel mio sito web voglio, per pubblicizzare la mia attività, voglio poter mettere anche i miei lavori, e sui miei lavori molto spesso c'è anche il marchio. Cosa devo fare? Purtroppo, anche se si è in piena buona fede, quindi non è che si vuole mettere l'immagine per agganciamento illecito, concorrenza sleale, è pura buona fede per far vedere quello che si è capace di fare. Anche in questo caso, però, proprio perché si tratta di marchi, qui è più importante, qui il diritto d'autore viene un po' meno e viene più in evidenza la vera e propria materia della proprietà industriale. Perché? Perché comunque il marchio appartiene ad un terzo, ad un soggetto terzo, il quale deve essere sempre, al quale deve essere sempre richiesta l'autorizzazione, o al momento in cui si crea una collaborazione, viene il Gucci di turno e ti dice: ok, facciamo questa collaborazione, tu mi fai il packaging, questa. Allora, il soggetto dovrebbe essere accorto da mettere nel contratto anche due righe per dire che la Gucci autorizza anche l'utilizzo del risultato del packaging con il suo marchio, solo esclusivamente nell'ambito del sito web del titolare o anche dei profili social, cioè a seconda poi di, però sempre comunque l'autorizzazione, soprattutto poi quando si tratta di marchi famosi. Certo. Io direi che, vista l'ora, arriverei a un dunque, e con sempre appunto la possibilità di chiederti informazioni. Assolutamente. A te, non a me, perché io faccio l'ingegnere intervistatrice in questo caso, ma a me a Silvia, che comunque dal punto di vista informativo non ha diciamo, è più che disponibile appunto a darvi qualche indicazione. Se poi ci dovesse essere bisogno di un approfondimento, chiaramente si vedrà. Quindi vi rimando a lei e vi ringrazio, e spero che, per quanto infarinatura, per quanto appunto necessità comunque di dover condensare un po' la materia, vi sia stato utile, e vi rimandiamo ai prossimi sicuramente webinar che faremo, che vi invieremo gli inviti a breve, insomma. Se grazie. Grazie, grazie anche da me, grazie mille. Buona serata. Alla prossima, buona serata.